tu mi fai sentire unica. Farei qualsiasi cosa per te. Allora, amore mio, dimmi che mi sposerai. Non vedo l'ora che anche il mio lui venga a chiedere a me di sposarlo. E sapete, io mi immagino già come sarà tutta la scena. Tyler lavorerà nel negozio per pagarsi gli studi di medicina. E poi... Sto modellando il cioccolato. Vuoi provare anche tu, Tyler? Volentieri. Chi se ne importa di studiare? Voglio creare sculture di cioccolato per tutta la vita. Ma soltanto se tu mi sposerai. Sì, niente male. Io invece sono convinta che a me la mano verrà chiesta in questo modo. Oh, Lovelin, ti ho portato a qui perché volevo darti questo, il cuore dello stagno. È preziosissimo, mi è costato addirittura $100, perciò ti chiedo, mi vuoi... Iceberg! È molto profondo. Allora, mi puoi sposare? Sì! La voglio con tutta me stessa, Miguel! Sì, vabbè, direi che è passabile, ma adesso vi racconto come il mio uomo chiederà a me di sposarlo. Ecco, sarà il mio 74esimo appuntamento con Paul. E mentre mi sto riaccompagnando a casa... Libe, c'è una cosa che devi sapere. Nelle notti di luna piena, mi trasformo in un... vampiro! Sono spiacente, ma noi non possiamo stare insieme. No, che momento straziante. Ma il nostro amore sarà così grande e così forte che... Sei riuscita a guarirmi? Sposami, ti prego. Così faremo un matrimonio di gruppo. Ora potete baciare le spose. Sapete, le nostre fantasie non sarebbero così assurde se a Hollywood si decidessero finalmente a girare storie d'amore un po' più realistiche. Ci avranno mandato un messaggino? Maschi, non capiscono niente! Ehi, aspettate, forse ci manderanno un SMS dopo il prossimo film? Sì!